Piano Days 2024 dallo showroom di RDA Radio TV, viene a ritrovarci Christian Delord. Saluto ovviamente Grazie a voi per Christian, l'invito. benvenuto, è un piacere averti con noi. Hai creato subito un'atmosfera fantastica, devo essere sincero, e quindi adesso cerchiamo di capire ovviamente come nasce anche la tua musica, la tua arte in questo caso, perché proprio di arte si deve parlare. Entrando un attimino prima di entrare in trasmissione, ho letto dal tuo sito creativo, pianista e scrittore di sogni. La vogliamo un po' spiegare questa cosa, ovviamente, soprattutto di creatore di sogni. Allora, creativo nasce perché mi sono sempre occupato di comunicazione prima di fare musica e in quel mondo lì mi sono accorto che era come se mi fosse stato dato, non so, l'opportunità di entrare in contatto con le persone a livello proprio profondo e lavorando in comunicazione, poi da musicista ho detto, ma forse posso fare qualcosa anche con la musica, no? Per entrare in contatto con le persone anche a livello profondo. E Certo. quindi la musica è diventata una parte preponderante perché ovviamente noi andiamo in risonanza, vibriamo con tutto quello che è intorno a noi e quindi un certo tipo di musica ci può aiutare a stare meglio. E scrittore di sogni proprio perché quello che voglio fare io è portare la possibilità che si possa tornare a sognare, no? Infatti il mio primo disco si chiamava proprio Sognare perché credo tanto nel potere di quello che noi dichiariamo attraverso la parola. Io scrivo anche poesie, quindi la chimica della parola è importante, la musica che ascoltiamo è importante. Quindi ognuno, se si immerge in questo tipo di ascolto, può andare poi dentro di sé a trovare quello che la propria anima vuole comunicarci. E Quindi per è questo un lavoro molto più molto introspettivo. introspettivo, Sì. importante, va oltre la sola Non è solo musica, cioè, musica. anche se ti accompagni, vedo da campane tibetane Sì. che creano già l'atmosfera, abbiamo sentito già il primo brano che magari ci vuoi raccontare, Assolutamente. ovviamente. Il primo brano si chiama Solar 1 ed è un brano che è nato durante una meditazione. Ho avuto una visione, un incontro con questa entità, chiamiamola così, che mi ha portato questo messaggio dove mi ha mostrato un mondo bellissimo, pieno di amore, di fraternità, armonia. E da lì mi ha comunicato, questo potrebbe essere un qualcosa di bello da portare anche da voi, ma per realizzare questo ognuno di noi ha da mettere un'azione per andare in quella direzione, perché il nuovo si crea solo agendo verso una direzione È nuova che si tutti vuole creare insieme, e tutti insieme, giustamente. collaborando, senza più, uscendo io dico sempre dalle dinamiche della lotta, perché sembra quasi che dobbiamo a spintoni, no, conquistare chissà che cosa, mentre Questo invece c'è posto è il per trend, tutti. invece dovrebbe essere esattamente Dovrebbe essere l'opposto. l'opposto. E quindi è un po' una riflessione se volessimo veramente questo mondo bello, pieno di amore, qui ora è possibile, ma tu cosa sei disposto a fare per andare verso questa Devi mettersi in direzione? gioco per Devi mettersi in cercare gioco, no? ovviamente E quindi è un po' di una provocazione migliorare. nel dire questo Solar 1, che è un pianeta immaginario, potrebbe diventare anche il nostro. Potrebbe Questa è la provocazione di questo brano. essere. Certo. Anche negli spettacoli immagino hai tutta una serie di, anche a livello immagine, ad esempio qui con una bellissima giacca che Sì, proprio questa riporta un po' è orientale, l'ho orientalizzante. trovata in un viaggio che ho fatto a Londra, c'era questa ragazza che fa questi kimono completamente Bellissimo. artigianali, dipinti a È mano, perfetto e me per i ne tuoi sono innamorato, è quindi perfetto non ho per i mai tuoi preso un kimono, ma da quel momento lì dico ok, questo d'ora in poi lo userò a suonare, poi adesso ho pensato di farmene degli altri, perché proprio sono comodi, si sta da si sta Dio, sono benissimo. bellissimi. Ecco, è quindi uno che ti viene a vedere oltre a sentire e ovviamente a sognare, se possibile, a emozionarsi, anche a un attimo di vede anche qualcosa Sì, che ti accompagna bene. assolutamente. Ho letto fra le varie cose che tu da bambino ti hanno regalato una tastierina e da lì ti è cambiata la vita, proprio, è Allora ero vero? con mio papà a un casting, perché mio papà aveva il sogno, no, del calciatore, di queste Beh, cose, perché io tipico. poi inizio a suonare il pianoforte e per lui era, ecco, adesso il pianista, no, chissà. E mi portò in questo casting televisivo dove dovevano fare una pubblicità e cercavano dei bambini.
Io feci questo casting e era l'89 e in quegli anni là per un bambino la apoteosi da possedere a casa era il primo Nintendo, che Ah, l'89 famosa, arriva in Italia certo. Nintendo, no? E mio padre giustamente, no, da dietro, no, mi spingeva per dire ah, prendi Nintendo che te lo regalano, dai, perché c'erano tutti i giochi che volevo, tu prendi quello che volevi. Io vado, scavo e vengo fuori con questa Mini tastiera tastiera. melodica così minuscola, avrà avuto forse un'ottava e mezzo. Ma ti ha reso Ero il felice bambino più così? felice del mondo. Immagino, Mio immagino. padre no, però io ero la persona più felice del mondo e vado a casa con questa cosa. Poi mi ricordo che da lì mia zia mi regalò la Bontempi, quella che andava ad Aria, non so se te la ricordi, quella Sì, marrone che andava da ad quegli anni Aria, lì ad Aria. sì. E da lì iniziai a orecchio, perché poi io crescendo ho studiato pianoforte da autodidatta, non da conservatorio. E poi da lì ho capito, dopo tanto tempo, quando poi ho iniziato a fare un lavoro più introspettivo su di me, che è come se in quel momento io avessi lasciato dei semi sul mio percorso di vita per dire Certo, ricordati dove certo. devi andare, Io sono convinto che no? noi facciamo dei passi anche in maniera inconscia che Ma però sono già ci decisi. Assolutamente, sono già decisi e ti portano nella direzione che devono io portarti. questa cosa ci credo Siamo tanto. in due, allora Quindi, e ci ho scritto sicuramente. anche un libro, quindi Pure, sì. bene, bene. Senti, per quanto riguarda gli spettacoli, che tipologia di ascolto hai? Io ho due Auto. tipi di ascoltatori. L'ascoltatore consapevole che viene perché faccio dei bagni di suoni col pianoforte accordato a 432 Hz e anche le campane che vedete qui sempre a 432 Hz. E poi un altro tipo di ascoltatore che si trova lì, diciamo, per caso, perché magari viene portato da qualcun altro oppure capita e si aspetta una serata classica Chissà. dove racconti il brano, suoni, Certo. e si trova catapultato in un mondo in cui non ha mai magari partecipato a una sessione di meditazione. Perché Certo. in realtà quello che facciamo è un'ora intensa Di meditazione. meditativa, sia in apertura che in chiusura, ma attraverso il potere del suono. Quindi, Certo. e lì vedo sempre accadere delle cose magiche, perché soprattutto nel pubblico maschile, perché il maschile non è abituato a esprimere le emozioni. Sì, E quindi in qualche maniera stimoli proprio questa e parte le tira importante. fuori, perché la musica ha un potere curativo Eh sì. e te le tira fuori. E per me quella è la cosa più bella, vedere le persone che finalmente esprimono le proprie emozioni e non se ne Certo, vergognano, certo. perché la cosa difficile oggi è anche far capire magari anche a un ragazzo che piangere è bello, è Certo, brutto. Non è che certo. se tu piangi ti dicono che è sbagliato, no? Perché un uomo che piange è debole, ma in realtà un uomo che piange esprime quello che sente È come giusto che sia, ed è giusto che sia così ed è e non va umano, trattenuto. ovviamente. Io infatti anche ai concerti lo Certo. racconto sempre questa cosa. Ti confronti con la musica anche nei confronti di animali, da quanto ne so, è Sì, vero? Cosa sono delle assolutamente. sedute di questo Allora, io sono tipo? anche operatore Theta Healing, Ah, che ok. è una tecnica di autoguarigione che si può usare su vari aspetti Certo. e la uso tanto con gli animali, in modo curativo oppure anche semplicemente per ricevere dei messaggi dagli animali. E anche le musiche, alcune musiche sono proprio terapeutiche per gli animali. Ho avuto tanti feedback proprio di persone che hanno avuto gli animali che proprio sono stati meglio ad ascoltare proprio la musica in un certo modo. Incredibile, tante volte, Sulle no? persone e tantissime altre cose. E anche proprio le sessioni che faccio di armonie, questo progetto che sto portando in questo momento in tour, e sono proprio legate al Theta Healing. Quindi è come se Ovviamente. facessimo quasi. Ieri sera una persona al concerto ha detto: questa è una seduta sciamanica. Io Addirittura. non mi sento tanto di dire una cosa del genere, Però però vuol dire ricevo che. il feedback e dico: Esatto. va bene, mi fa piacere, potrebbe Certo, essere certo. effettivamente. Questi suoni li hai mai trasportati poi a livello di album, di CD? Sì, certo. Ecco. Ho quattro dischi Quattro di all'attivo ecco, bene. e uno anche dedicato al Giappone che riprenderò l'anno prossimo, che non vedo Bene. l'ora. E tutto disponibile ovviamente su YouTube, sulle varie Certamente. piattaforme. Bene, bene. Quindi andiamo a riscoprirti un po'. Assolutamente. Ecco. Con cosa ci lasci in questo nostro incontro di oggi? Vi lascio con un brano che è nato tanti anni fa, grazie a una delle mie insegnanti di pianoforte, che mi insegnò questa tecnica di canto che usano i cantanti lirici, che è la tecnica dove si usa il diaframma, e me la insegnò perché disse: dai, Cri, visto che hai una voce di un certo tipo, voglio provare a farti cantare. Io ho studiato giusto per diletto, non canto, però cosa mi è successo? Che con questa tecnica lei mi ha trasmesso, la potenza della respirazione, perché Certo. con un
un certo tipo di respiro, noi possiamo andare in profondità dentro di noi e sbloccare dei traumi. E quindi ho scritto questo brano dedicato proprio a questa tematica e quando lo suono chiedo alle persone di chiudere gli occhi e iniziare a rallentare il proprio respiro ed ascoltare solo il battito del proprio cuore e a immaginare di andare dentro se stessi per vedere quali immagini, quali frasi, quali visioni ci possono essere in quel momento dalla nostra anima per guidarci. Ed è un brano che è nato così, si chiama Un respiro. Non vedo l'ora di sentirlo. Allora mi hai veramente coinvolto e Bene. emozionato anche in questa nostra intervista, perché ogni intervista è diversa e con te mi ha preso quella tranquillità, quella pace che è fondamentale, che forse alle volte manca nella quotidianità. Grazie. Quindi la tua musica è terapeutica nel vero senso della parola. Grazie per essere stato Grazie. con noi. Speriamo alle prossime edizioni anche di Piano Dance. Assolutamente. Se ti piace Trieste, devi Ah, Trieste per tornarci. me è spettacolare, guarda, quindi. Fantastico. Ma tornerò presto, eh? Bene, Tornerò e noi ti presto. aspettiamo anche fuori Piano Days, quando vuoi, adesso Assolutamente. ci sai dove Poi ho visto dove trovare. siete, quindi Ecco, miracolo. benissimo, grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Ciao.